In questa diretta, questa è la 15 di 30, in cui parleremo per la prima volta da due anni a questa parte di un tema bello, piacevole, gustoso. Sappiamo tutti che non si parla altro che di pizza in questi giorni, il Pizzagate, e abbiamo deciso di intervistare una persona che ovviamente ha fatto un po' la differenza. Perché stiamo parlando di Enrico Porzi? Una persona che ha messo in evidenza nel mondo, oltre che in Italia, la qualità della pizza. Ovviamente parliamo di pizza napoletana. Stiamo parlando di uno degli influencer della pizza di maggior successo in questo periodo, oltre 7.000 o 100.000 persone, non so quante le visualizzazioni hanno avuto i suoi video, ma il bello è che ce l'abbiamo qui, che ci racconterà un po' quello che pensa della ovviamente di questa situazione, di questo Pizzagate, ma ci racconterà un po' anche come ha fatto ad affermarsi e ad entrare in un mercato molto inflazionato italiano e napoletano della pizza e a farsi riconoscere. È un piacere avere qui Enrico Porzio. Buonasera Enrico! Un attimo, Enrico, apri il tuo microfono perché non ti sento. Ecco qua, mi sentite ora? Forte e chiaro. Buonasera a tutti voi, buonasera Leonardo, grazie per l'invito, subito accettato perché è un grande piacere veramente. Grazie di averti qui. Tutti ormai ti conoscono per i tuoi video che sono diventati virali, ma soprattutto per la bontà della tua pizza. Ma da dove arriva Enrico Porzio? Allora, Enrico Porzio arriva, diciamo, da una famiglia non diretta di pizzaioli, perché diciamo, ho ancora mio zio che è un vecchio pizzaiolo storico della tradizione napoletana, e quindi mio padre lavorava con lui, ma lavorava in sala, quindi non era un pizzaiolo, però mio zio è colui che ha fatto nascere, tra virgolette, Enrico Porzio, perché è colui che ho iniziato 34-35 anni fa, 33-34 anni fa. Quindi poi ovviamente la cosa si è evoluta da pizzaiolo tradizionale, qual ero nel corso degli anni, con il cambiamento della pizza in meglio, è cambiato anche il ricorso. Quindi diciamo che io mi definisco un pizzaiolo tradizionale e moderno, ecco, questo è il termine che amo. Ok, cosa ne pensi di questo, visto che al centro del tema c'è questo Pizzagate, quindi l'apertura di questa, stiamo facendo una grande pubblicità a Crazy Pizza, a Briatore, però realmente non si può non parlare di questo, perché se parliamo di pizza parliamo di tradizione italiana e tanto altro che c'è dietro. Tu che cosa ne pensi? Allora, io innanzitutto premetto col dire che due mesi fa, quando ci sono stato da Briatore, mai avrei pensato, mai e poi mai, che sarebbe poi nata questa veramente questo gate. Il mio è stato un video che poi, tra l'altro, sono video che di sfida, no? Perché accetto attraverso i social le sfide dei miei follower e li accontento, ma li accontento anche perché io sono il primo curioso, il primo che vuole capire non solo il prodotto, ma anche la concezione del marketing che c'è dietro a un prodotto. E quindi, diciamo, quando ci sono stato due mesi fa, mi sono soffermato non tanto sulla qualità del prodotto, che è un video che ha avuto milioni di visualizzazioni, però, diciamo, nella mia valutazione non è emersa una valutazione qualitativa del prodotto, ma è emersa più che altro una valutazione della trovata. Ovviamente poi dopo si sono susseguite tutte un'altra serie di persone che ci sono state, qualcuno ne ha discusso la qualità, qualcuno ne ha discusso l'utilizzo dei prodotti, qualcuno ne ha discusso il prezzo, però ovviamente soprattutto parte tutto dal prezzo, ho visto anche l'intervento di Vespa, cacchio di Vespa su Rai 1, su una roba del genere. Diciamo che là non ci abbiamo fatto una bella figura con chi ci ha rappresentato, perché ovviamente Non riesco neanche a capire il motivo per cui poi non è stato ribattuto, perché se fossi stato invitato io, tra l'altro ero molto impegnato in quel periodo perché ero al Pizza Village, avrei risposto in tutt'altro modo, visto che tu Briatore poi l'ha messo sul piano della qualità, dicendo che una pizza che costa 5 euro non può essere qualità, io gli avrei semplicemente fatto notare che dal suo video in cui elencava tutta una serie di costi, quella famosa pizza patanegra, faccio un esempio, a lui costa secondo i suoi costi 35 euro, giusto?
la vende a 65, quindi c'è un rincaro neanche del 100%. La nostra pizza di qualità, che vi assicuro che è di qualità, di food cost, e parliamo ovviamente su tutta una serie di fatture, a circa 1,50 euro, 1,60 euro, parliamo della margherita. Se la rivendiamo a 5 euro, abbiamo un guadagno di più del 200%. Il 300 quasi. Ok, parliamo di 5 euro, ma poi ovviamente 5 euro è difficile che la si trova oggigiorno. Diciamo, magari è intorno ai 6 euro. In più, messa alla serata, nei nostri, quindi non c'è il ricambio, nei nostri locali, a Napoli soprattutto, c'è un ricambio, i posti a sedere vengono cambiati anche 3-4 volte nell'arco di una serata. Certo. Ed ecco che qui subentra poi il gioco, che nei nostri locali si guadagna magari molto di più che nei suoi, perché al di là dei numeri che si fanno, poi c'è anche il costo della pizza. Ripeto, secondo me il creatore ha un po' generalizzato. Tra l'altro ci tengo a precisare che dopo quel video il creatore è stato così gentile che mi ha chiamato e ci siamo sentiti da quel momento almeno 3-4 volte, anche perché la sua idea di fare Crazy Pizza a Napoli è effettiva, è reale. Ha chiesto, diciamo, un mio supporto, ma ovviamente da buon pizzaiolo napoletano potrei fare questo tentativo soltanto, diciamo, se si parlasse di pizza napoletana e di un prezzo non esagerato. Quindi veramente una crisi pizza a tutti gli effetti, una pazzaria, non ci mannavo. Loro vendono, mi sembra, la margherita a 14, diciamo, euro, se non erro. Sì, 14 euro, però allora lui ha ufficialmente dichiarato che le sue non sono pizzerie, ma sono locali di tendenza, locali dove si va a passare la serata, locali dove si va a bere, perché il suo fatturato, il 50% è fatto da beverage, non dalla pizza. Ed è stato anche molto sincero quando telefonicamente mi ha detto: guarda Enrico, se io vado in una pizzeria a Napoli, mi siedo e vicino alla pizza voglio bere una Dom Perignon, io non la prenderò mai, perché nel tavolo a fianco a me magari ci sta quello che sta bevendo una birra commerciale, e quindi per soggezione lui non la ordina neanche. Ed ecco il motivo per cui sono nati Crazy Pizza, perché oltre al mangiare relativamente una pizza, si va a divertire bevendo, ballando, discutendo, incontrando persone dello stesso, diciamo, dello stesso ambiente. Ecco il motivo per cui Creatore ha un po' esagerato in quelle dichiarazioni, facendo poi scaturire tutto quello che è nato, perché parliamoci chiaramente, è vero che ci sono stati degli aumenti in quest'ultimo periodo dalla corrente alle materie prime, però nella peggiore delle ipotesi una margherita può arrivare a costare 1,80, 1,90, 2 euro, ma proprio nella peggiore delle ipotesi. Quindi parliamo di rincari, parliamo di cifre, parliamo di percentuali, ecco che la pizza napoletana, ovviamente, noi non lavoriamo per perdere o per uscire in pareggio, parliamoci chiaramente. Quindi, certo. Ed è anche vero che paghiamo le tasse, quindi certo. Non chiediamo aiuto a San Gennaro, noi chiediamo aiuto a San Gennaro per altre cose, non per pagare, certo, le tasse. Ma una cosa che ti vorrei chiedere, Enrico, ma secondo te, visto che comunque tu stai crescendo e sei entrato in un mercato comunque difficile, per quello italiano non è un mercato facilissimo da imprenditore, secondo te oggi, poi tra rincari, problemi, competizione, crisi, quello che c'è, secondo te è ancora possibile fare impresa in Italia? Allora, io viaggiando mi sono accorto di tante cose, fra le tante, io sono stato nell'ultimo periodo negli Emirati Arabi e lì mi sono accorto che non c'è il costo del lavoro. Stranissimo. Secondo me la grande incidenza sugli imprenditori italiani è proprio il costo del lavoro, che è esageratamente alto, perché noi potremmo pagare ancora di più i nostri collaboratori e quindi sviluppare i locali in cui si parla di scarsità di manodopera, potremmo innalzare l'offerta, quindi trovare con più facilità manodopera, ma purtroppo il costo della manodopera è eccessivamente alto. Io non dei contributi, no? Perché comunque, esatto, oltre il netto è il lordo, no, che costa.
Diciamo che un dipendente, un collaboratore ti costa quasi, quasi lo stesso stipendio che gli dai, a parte lo stipendio. Quindi per me veramente stanno diventando cifre imbarazzanti. Ecco, si parla tanto di assenza di personale, di manodopera, però non si parla poi di questo costo del lavoro, che in Italia è assolutamente inaccettabile. Sono pienamente d'accordo. Senti, prima mi hai accennato, hai parlato di marketing, nel senso che tu sei curioso e ti fa onore comunque da pizzaiolo andare a vedere, no? Perché io non lo do per scontato. Di solito chi si sente bravo si mette lì sul piedistallo e non fa nulla. Invece dico sempre che il saggio è colui che sa di non sapere e quindi che è curioso e che cerca. Ma mi hai accennato il marketing. Ecco, a proposito di marketing, secondo te, visto che Napoli, l'Italia in generale, ma soprattutto Napoli, è piena così di pizzaioli, no? Che anche molto bravi tecnicamente e per la scelta delle materie prime, oltre le buone materie prime che avete lì. Io dico, come ti sei distinto? Come hai fatto ad emergere? In un periodo in cui oggi fare la pizza, una pizza cattiva, Aspetta, pizza aspetta un attimo, non di ripeti, qualità, aspetta un attimo, è veramente difficile. Enrico, aspetta un Quindi attimo che si sente a ogni tratti. giorno con... Sì, sentite ora? Sì, ripeti un attimo il concetto che si sentiva a tratti. Ok, ho detto, nella tua domanda hai dato anche la risposta, perché in un periodo in cui fare una pizza di scarsa qualità è veramente difficile, perché oggi tutti vogliamo fare la pizza di qualità, perché abbiamo capito che con la qualità si vince. Bravi pizzaioli, quello che ti devo da distinguere è la comunicazione. Noi abbiamo scelto di fare una comunicazione molto spontanea, perché la gente non è personaggi costruiti. La gente vuole una comunicazione simpatica e gustosa, una comunicazione originale. Vuole vedere il pizzaiolo a fare le pizze e non il pizzaiolo che si fa i selfie sulla spiaggia, sullo yacht, sulla bella macchina con l'orologio. Quindi noi comunichiamo la nostra veracità, che poi meglio ancora la possiamo chiamare napoletanità, perché diciamo il napoletano poi... In sintesi, è così, cerca di essere sempre se stesso, e quando si costruisce il personaggio, la gente se ne accorge e non va, e non va. È come io, per cui tutti mi dicono: ma tu come hai fatto in 3 anni, negli ultimi 3 anni, ad esplodere? Devo anche tanto, sembra strano, ma devo anche tanto alla pandemia, perché durante la pandemia ho inventato delle rubriche da casa, che chiamavo Strapizziamoci di coccole. Quindi facevo delle ricette, la gente ovviamente, ci siamo accorti che sono diventati tutti pizzaioli, panettieri, pasticceri, quindi abbiamo riscoperto una grande passione negli italiani. Però poi ho continuato dopo la pandemia, diciamo dopo la pandemia, che non è ancora finita perché si stanno di nuovo innalzando i casi, però ho continuato a fare questo tipo di comunicazione, e come mi incuriosisco io, ho incuriosito anche le persone, perché la visita a Cracco, la visita dell'apriatore, fra un po' uscirà un altro video molto simpatico e curioso, quindi diciamo che la gente è curiosa di capire magari un professionista cosa ne pensa di un altro professionista. Bravissimo. Senti, prima di salutarci, qual è il consiglio che daresti ai giovani, al di là di chi è nella ristorazione o pizzerie, ma in generale frutto della tua esperienza da uomo, da imprenditore, da italiano, da chi ha superato e magari è riuscito a sfruttare la pandemia, qual è il consiglio che ti senti di dare a chi ci ascolta, soprattutto i giovani? Io sono molto vicino ai giovani, tant'è vero che faccio anche formazione, un'accademia di formazione, però quello che noto oggi nei giovani è che manca la pazienza. E dico, è diventato, fra virgolette, perché secondo me non è ancora diventato niente, Enrico Porzio, dopo 30 anni di sacrifici, dopo 30 anni di lavoro, dopo 30 anni di prove, controprove, di pianificazioni. Quindi ecco, quello che dico ai giovani è di avere pazienza, magari non 20 anni, non 25 anni, perché oggi con i social si velocizza un po' tutto, no? Ringraziando il Signore, però ottenere risultati a breve termine, in 1 anno, 2 anni, 3 anni,
praticamente impossibile. Quindi perseverare, lavorare e avere tanta pazienza. Adesso per tenere la linea, mi sentite? Sì, ci sono, tu mi senti? Ok, sì, non so se era arrivato il messaggio finale. Sì, è arrivato e sono anche d'accordo, ciò che manca oggi è soprattutto la volontà, la volontà di fare le cose, la volontà di un po' di fare la gavetta, no? Di iniziare esatto. A mettersi lì, a tirare sulle maniche. Le persone non hanno voglia. Ripeto, i social sono un'arma a doppio taglio, perché è vero che danno un'accelerazione al percorso, però a volte e volentieri si esagera mettendosi in mostra, facendo capire io sono il migliore, io sono il più bravo, o magari dal reale o di persona ci troviamo davanti a tutt'altra cosa. Quindi io dico semplicemente avere pazienza e fare il proprio lavoro con estrema dedizione e passione. E Sono pienamente d'accordo. non pensare, sembra una cosa strana, però non pensare subito al risultato, perché se si pensa al risultato, sia economico sia di successo, non si va da nessuna parte. Sono pienamente, pienamente d'accordo con te. Enrico, ti ringrazio, è stato un piacere incontrarti qui. Grazie a Vai te, avanti Leonardo. così e continua ad essere un esempio per la pizza italiana napoletana. Grazie ancora. A Grazie. Ciao, presto. grazie, Ciao, grazie, grazie. ciao. Ciao. Allora, per tutti quelli che sono ancora qui con noi, tutto quello che abbiamo visto con Enrico è quello che riguarda un po' l'imprenditoria in generale, no? Cioè il fatto di impegnarsi, di ricercare, di continuare ad essere curiosi e quindi una cosa che ha detto, per esempio, importante alla fine è il focalizzarsi sull'azione, no? Su ciò che fai, non sul risultato. Questo è un po' il male degli ultimi soprattutto 20 anni, se non 30 anni. Il voler tutto e subito ci rovina sotto il profilo finanziario, sotto il profilo della forma fisica, perché vogliamo mangiare oppure proviamo a metterci a dieta, vogliamo subito il risultato. E poi, se parliamo del discorso dei giovani, è vero che i giovani non prendono quell'inizio dal basso che serve per diventare grandi, proprio perché dal basso si fanno quelle esperienze di fondamenta che servono poi per sorreggere una grande magari azienda se uno fa l'imprenditore, o comunque una grande persona se uno decide di diventare grande. Bisogna partire dal basso, sporcarsi le mani e avere pazienza, come dice il nostro amico Enrico. E per chiudere il discorso Pizzagate, ragazzi, io vedo che chiunque qui si alza e critica e giudica in generale, ma come abbiamo visto nel caso di Enrico, come abbiamo sentito dal caso di Flavio Briatore, dietro c'è sempre, stiamo parlando di business, c'è sempre una strategia. Ovviamente tutto può funzionare o potrebbe non funzionare, ma sappiamo fondamentalmente che le persone che criticano devono aver fatto qualcosa. Soltanto gli stolti si alzano senza avere dalla loro l'esperienza o il risultato e possono permettersi di criticare. Quindi ad oggi io credo che nessuno possa realmente conoscere i conti della pizzeria napoletana o italiana in generale, se non ce l'ha veramente mai avuto o non l'ha mai gestita, così tantomeno chi vuole fare locali di intrattenimento, come ha fatto sempre Flavio Briatore, che comunque sappiamo che ha diverse tipologie di locali, ma sostanzialmente non è ciò che cucina, ma è l'esperienza che è la cosa principale. Quindi, ragazzi, smettiamo di criticare e cerchiamo di fare di più nella vita e anche il nostro paese andrà meglio. Grazie di essere stato qui o su YouTube. Se ci sei, iscriviti, anche se non apparirà il tuo numero, perché da 2 anni su YouTube sono non bannato ma limitato. Se sei su Facebook, segui la pagina. Nelle prossime 15 dirette che porterò a compimento vedrai qualcosa di più anche del mondo della formazione, perché a breve l'8, 9 e il 10 sarò io creo il mio destino, che è I Create My Destiny al Palacongressi di Rimini. Ci saranno quasi 3.000 persone, farò anche delle dirette da lì, sarà qualcosa di interessante per capire cosa c'è dietro un risultato. Ricordati sempre che dietro un risultato ci sta ovviamente un lavoro, quindi delle azioni, dietro delle azioni ci sono delle scelte, ma la cosa fondamentale che le persone non considerano è che dietro quelle azioni e quelle scelte ci sono sempre delle informazioni. Ecco, se c'è qualcosa nella vita che oggi non sei riuscito ad ottenere, è perché probabilmente nessuno
ti ha insegnato a farlo. Questo è quello che ho scoperto io. Se parliamo di pizza, se vuoi fare una buona pizza, o ti prendi un bel ricettario o ti metti a fianco a un bravo pizzaiolo. Ti puoi inventare pizzaiolo? Puoi iniziare a fare delle esperienze, ma sicuramente saranno molte esperienze fallimentari, servirà più tempo, più fatica e probabilmente ti demotiverai. Mentre se ti metti a fianco una persona capace che ti insegna, in 4 e 48 farai una buonissima pizza. Quindi l'augurio che ti do, rimani incollato a questo schermo, so che le distrazioni sono tante, ma fidati che la roba che trovi qui non trovi in televisione. Io sono un imprenditore e sono un divulgatore e in questo caso sono qui per te, per darti quel valore che probabilmente meriti da cittadino italiano, ma che le istituzioni e le scuole che noi conosciamo non ci danno come dovremmo darci. Ti voglio bene, ci vediamo alla prossima diretta e mi raccomando, sempre azioni, focalizzati sull'azione, il risultato non tarderà ad arrivare se hai le informazioni alla tua. Ciao, ti abbraccio.